Accelerazione della spesa, la Regione studia una soluzione per evitare il fallimento di quei comuni che non riusciranno entro il 31 dicembre a rendicontare sui lavori effettuati. E sono decine le amministrazioni irpine che non faranno certamente in tempo a spendere i fondi europei e che quindi potrebbero trovarsi con buchi di bilancio enormi. Il problema riguarda principalmente coloro che hanno messo in campo lavori per una cifra sotto i 5 milioni di euro. Per loro nessuna proroga, o i lavori finiscono entro il 2015 oppure dovranno pagare di tasca propria. Per fare chiarezza e rassicurare i sindaci, ad Avellino è arrivata, ospite del PD, l'assessore regionale ai fondi europei, Serena Angioli. Il Presidente, come sapete, si è impegnato a trovare una soluzione perché problemi ci sono, sarebbe insomma sbagliato non riconoscerli. Ci sono problemi di tempi, di ritardi, di iniziative magari non troppo chiare come, rispetto a come erano state programmate, poi decretate o deliberate. Va da sé che insomma, quando poi le amministrazioni si mettono in moto, si realizzano dei progetti, ci sono degli appalti, delle gare, della progettazione esecutiva messa in campo, non si può, diciamo, far cadere così delle progettazioni che sono magari in corso di realizzazione. Per cui si stanno cercando le soluzioni rispetto a cosa? Alle risorse disponibili che non sono infinite, e a delle valutazioni di merito, a delle valutazioni tecniche e a delle considerazioni generali in ballo. Comunque, è evidente che molti progetti non possono essere realizzati perché i fondi erano previsti fino al 2015, cioè fino a tra un mese. E allora lì ci saranno delle soluzioni che verranno individuate attraverso risorse proprie, nostre, regionali e altre. Forse è opportuno che si valuti se veramente far partire interventi che non hanno copertura finanziaria.